Troppe lettere da consegnare, troppa fatica a girare per i quartieri. Il postino suona sempre due volte, ma non in questo caso. Al portone dei destinatari delle corrispondenze nelle zone di Capaci, non soltanto non citofonava proprio, ma neanche passava dalle vie interessate. Migliaia di raccomandate, assicurate, carte di credito, atti giudiziari, fatture mai recapitate ed occultate a casa del portalettere infedele. I carabinieri hanno trovato metri cubi di posta accumulata da mesi, arretrata anche dal 2011. E tutto questo per risparmiarsi la fatica di effettuare le consegne. Le indagini sono scattate dopo una serie di segnalazioni di disservizi, non soltanto a Capaci, anche a Isola delle Femmine e a Carini, dove il postino per alcuni periodi aveva effettuato delle sostituzioni. L'uomo, un 56enne originario di Verona, altro che siciliano sfaticato, una volta impossessatosi della corrispondenza falsificava le firme dei destinatari sul registro delle consegne, provocando quindi ritardi nei pagamenti delle utenze, inconvenienti con banche ed enti vari. Non è mancata la collaborazione della direzione di Poste Italiane di Palermo con i militari, che hanno sequestrato tutto il materiale cartaceo non recapitato e che sarà consegnato ai destinatari non appena sarà dato l'ok dall'autorità giudiziaria. Quanto al portalettere, per lui si sono aperte le porte dell'Ucciardone, lungo l'elenco di accuse a cui dovrà rispondere: peculato, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e violazione della segretezza della corrispondenza.